Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al4+. Se vedete l'orario qua, sono le 1:30, perché sono le 1:30 del mattino quando registro questo video. E non so bene cosa dirò, ma non importa, perché abbiamo appena finito di fare una partita che state per vedere a Saloon Showdown con la sua espansione Back in Town. Cos'è Saloon Showdown? Gioco da tavolo edito da Dracomaca che potete trovare attualmente in commercio. Ne abbiamo visto un video quando iniziò la campagna Kickstarter più o meno un annetto fa, doveva essere più o meno in questo periodo. Adesso vediamo il video con il gioco in azione, perché il gioco definitivo è arrivato, e soprattutto vediamo anche in azione l'espansione, dove ci sarà un Philos assolutamente pazzo con un martello bellissimo, perché c'è questo qua che l'espansione aggiunge questo martello che vale tutto, è meravigliosa. Mi è piaciuto da morire. è divertente tirare questo. Saloon Showdown è un gioco da tavolo ambientato nel Far West e basato sui riflessi, e che può essere giocato da 2 a 7 giocatori. Ciascun giocatore interpreta un personaggio e dovrà cercare di duellare con gli altri per rubargli la taglia ed arrivare ad avere il bottino più grande di tutti. L'espansione Back in Town aggiunge la banca, che permette di raccogliere comodamente tutti i soldi, e la personalizzazione dei personaggi, ciascuno dei quali acquisisce un'abilità speciale, come ad esempio lo sceriffo o anche il maniscalco pazzo, che può lanciare il martello contro gli altri. Iniziamo a vedere il gioco in azione e spieghiamo via via il suo funzionamento. È carissimo! Andiamo a giocare! Piro, Tino, Yaki, io sono Nidio, Yaki è lo sceriffo. Io sono una legge. Mentre Philos... Devo fare così? No, era... Così? Quando lui farà il suono del cavallo per 3 secondi, correre. Noi dovremo scappare. Tino invece chi è? Sono l'esecutore. Sei l'esecutore. L'esecutore mascherato. E Yaki, abbiamo già detto, io è lo sceriffo. Io invece sono il medico, allora, perché io sono un medico. No, non è vero. È semplicissimo da capire, quindi lo vedremo giocando. Parte Tino, che nel suo turno può fare una o 3 azioni: pescare una carta, riscuotere il bottino, o se no... Ti senti fortunato? Subito così. Credi forse di farmi paura? Credi di farmi paura? Oh, mamma. Sono su YouTube. O sto del fan per te. E tu? Bastardo. Quando il giocatore ti minaccia, deve dire nel suo turno: ti senti fortunato? A quel punto il giocatore minacciato può decidere se rispondere "stai bluffando" oppure "e tu?". In quest'ultimo caso inizia il vero e proprio duello. Guarda, subito un duello! Allora, adesso ci scambiamo le carte. Al mio 3, in pratica, poi ve lo... Aspetta, lo dobbiamo spiegare, perché sennò... Lo dobbiamo Bisogna girare qui sul tavolo. Abbiamo un credito informativo. Dobbiamo spiegarlo. In pratica, fregatevene di queste. Okay, noi dobbiamo girare, vedere tra di noi le 3 carte che ci sono là sotto, ovviamente non ve le posso far vedere. Su queste ci saranno questi simboli, supponiamo così. Dobbiamo dire, dobbiamo prendere la pistola del colore più presente, quindi il rosso. Ok. Dire la parola più presente, quindi in questo caso Blam, sarebbe Blam alla testa. Perché è la cosa più presente. Due teste. Quindi in quel caso sarebbe stato prendere la pistola rossa, mirare alla testa e dire Blam alla testa. Perfetto. Però ora non sappiamo ovviamente che carte abbiamo. Queste erano un esempio. In questo caso io e Pippo facciamo da giudici. In questo caso voi fate da giudici. Dateci al 3, siete voi al 3, 2, 1, via! No! Sbando la testa! No, dai, sei confuso il cervello. Puoi scegliere quando sono a mano. Boom, con una qualsiasi pistola. E chi è che ha vinto? E chi è che ha vinto? E adesso quindi Tino prende una ferita. Prendi una ferita e io prendo il tuo bottino, la tua taglia. E si refrescia. La tua taglia. Lui alla fine del suo turno non ha taglia e quindi riprende 20 di taglia. Prego, tocca agli occhi. Che cosa fa? No, cosa sta per fare? Ti senti fortunato. Se avete in mano una carta con questo simbolo, potete intervenire nel duello dicendo "non credo proprio". In tal caso diventa uno stallo alla messicana, dove tutti i giocatori coinvolti dovranno cercare di vincere prima degli altri. Non credo proprio. E se la giocassi anch'io, non credo proprio. Non credo proprio nemmeno io. Devi puntarla verso di me. Non verso Pippo? No, verso di me. Sono confuso. E ora cosa si doveva fare? Stanno alla messicana. Pippo deve girare 3 carte e dobbiamo essere più rapidi. Dobbiamo essere tutti noi più rapidi.
qualsiasi pistola. Filos adesso girerà tre carte. Ok, vi faccio vedere le tre carte che sono uscite queste tre. No, ma Pippo ci farà soffrire. Però allora sarà un po' difficile girarle insieme. Te metticela, non importa. Siete pronti? Sì. Tino? Sì. Dai, devi dare 3, 2, 1 e metterle, eh. Sono pronto. 3, 2, 1. Bang! Bang! Bram! No, bang! Bam! Sono tutti diversi! Mi sembra, da giudice, mi sembra Yai sia partito col primo. Allora, quindi Yai prende la mia più 10 da quella... ho mirato là perché ho visto la taglia più alta. Più 10 da quella di Tino. Quindi adesso è il mio turno. Pesco una carta e scarto questa e pesco una carta. Io ho finito il mio turno, tocca a Filos. Ti senti fortunato? Sta guardando se si sente fortunato. Ma io futuro. Più che altro adesso devi dire a chi vuoi che vada. Ci vediamo e ovviamente sfidi il falso dottore. Perché tutto contro di me qui? Ah no, chi ha più taglia? Yagi. Ti senti fortunato? Se te scappi ancora lo mandi, lo rimandi contro te. Oddio. Attenzione, duello! Duello fra Yagi e Filos. Perché c'è? Io ancora non l'ho fatto. Attenzione! Momento di ansia! 3, 2, 1, bili bili bili! Che cazzo era questo? Crash! Io giro, non... Ma te cosa hai detto? Che questa carta è venuta fuori. Sì. Che cos'è? Una cosa di una mini espansione che c'è nel set base. Questa mini espansione che cosa fa? Resa dei conti a mezzogiorno. No. I giocatori con le taglie più alte fanno un duello. O uno stallo se sono più di due. Ok, siamo in tre. Siamo in tre, quindi è uno stallo. Diventa uno stallo. Tino il giudice, noi tre nello stallo. Tino te ne dia delle camere. Nella stalla. Quindi lo stallo è il colore è uguale. Il colore non conta. La pistola possiamo prendere quello che vogliamo. Però io non vorrei far notare la posizione di quelle pistole. Oh no! Aspetta, la telecamera. 3, 2, 1. Ah! Boom! Ha pensato! Boom! Ha pensato! L'ho detto io! Tu che io in terra. Ti senti fortunato. Ma nessun blef? Stai bleffando. Allora non devi puntare la pistola. Quindi dovrei stare alla messica. Roulette russa, vero? Roulette russa. Quando un giocatore dice stai bleffando, con le regole normali, dovremmo andare a contare i proiettili sulle carte sia di chi minaccia sia di chi è minacciato. In questo caso però stiamo giocando con la variante della roulette russa, cioè Yaki in questo caso guarderà quanti proiettili ha e, con un tiro di dado, dovrà fare un numero minore o uguale a quello dei suoi proiettili. In caso di successo vince lui, in caso di fallimento vince Filos, ma in questo caso, e nel caso del bluff, chi vince prende i soldi dal bottino dell'altro, non dalla taglia. Quindi facciamo la variante della roulette russa, quindi te adesso devi mostrare quante pallottole hai. Tre pallottole, non male, devi tirare il dado, devi fare tre o meno. Sì! Oh no! Non ho niente da perdere. Duello a tre. Ok. Quindi se la sente così, due contro uno. E come funzionava questo? Come funziona? Due contro uno. No, ognuno la passa alla sua sinistra. Beh, l'ho fatto io. Ok, abbiamo passato le carte a sinistra. Adesso ognuno ha delle carte diverse. Io sono contro loro due. Io posso mirare a chiunque di loro due e dire la cosa giusta. Loro due sono contro di me, quindi basta che uno di loro due vinca. Prima lo faccio io e hanno vinto loro. Ok. Uno. Due. Tre. Via! Blam all'abbraccio! Blam all'abbraccio! Ma avevo già detto! Era tutto blam 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 blam! A chi tocca? Bello! Dai, ma c'era un muro di scelte! Non ho memoria più tu! Quanto sono bravo a fuggire? No, 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 no.
Io scarto tutte e tre, faccio 30. Che buono, stantino sta farmando soldi senza fare niente. Tiro prende la collega. Cioè, ha preso 30, 60, 70. Cioè, ha tipo 90 adesso. Attenzione, prende tutta la taglia. E chi è? Tua. Perché la mia? Perché ha fatto le donne live. Guarda com'è che è diventato dall'inizio. I giocatori con la taglia maggiore. Io no. Quindi, te e Pino dovete fare un duello in pratica. Perché okay, a questo punto diventa un duello. Ma io faccio carino. Adesso sta per esserci un duello grazie alla carta evento, che è appunto una mini espansione del gioco base. Siamo però anche quasi arrivati alla fine della partita, infatti la partita giunge al termine o quando un giocatore arriva a 3 ferite o quando raggiunge un bottino di $130. 3, 2, no, ti pensavo. Forse ho preso. Però adesso come funziona? Gli ho rubato la taglia. Fine, tanto hai fatto una ferita. Dai, gli ho fatto una ferita. Attenzione, non è finito del tutto. Però io, come dottore. Però non vale, mi ha bloccato l'uscita. Io non potevo andare da nessuno. Io, come dottore, se riesco a fare 3 volte questo, ho vinto la partita. Devo rifare così, lanciarlo. Farlo va avvicinare, insomma, farlo se vada in aria e riatterrare qua sopra, che abbiamo provato prima, è impossibile. Io una ce l'ho fatta. Una, però devo fare 3 volte di più. Dai. Con calma, con calma, puoi vincere. Posso vincere? Ma la mano mi sta tremando, sto cercando di prendere confidenza con il... Ok. Secondo me puoi farne una di prova. Una di prova, ok. Ho sprecato quella di prova. No, vale. La prova era solo se fallivi, una. No! Sei scarsissimo, veramente la feccia. Attenzione, perché lui è rimasto la legge fino alla fine, infatti, non è detto tu abbia vinto. Non è detto, sì. Perché? Filos quanti punti ha? Allora, 20, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140 e tieni anche il resto. Te quanto hai? Attenzione perché mi sa che ha vinto gli altri. 4, 6, 8, 10, 110. Più, avendo la stella dello sceriffo, 50. No! Sì! E poi la pistola l'ho usata! Guarda. Vai, fallo! E tenete il vittoria! Madonna! Sarà mio! E guarda, cicciare il nome che mozzarzo prova io! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Grazie di averci guardato il video! No! La mia gaffa mi ha fatto un bel rumore!